Bene, siamo arrivati ai saluti finali e credo che possa chiudere bene questa mattinata. Il video che ci ha mandato Angela Maria Tiberi e con il quale appunto ci saluta purtroppo da lontano. Un saluto a tutti i partecipanti del Book City di Milano da parte di Angela Maria Tiberi, Presidente Dila Regione Lazio e dal Location Manager Raffaele Walter Poli, proprietario della trattoria Da Elena di Sermoneta, sponsor del libro Gioco d'amore a Sermoneta di Angela Maria Tiberi e luogo di incontro degli artisti dell'Associazione Internazionale Dila da Ischia all'Arte. Un saluto dall'Accademia Internazionale Arte e Cultura di Michelangelo Ambrisani, dal Cenacolo Accademico Europeo Poeti nella Società, dall'Associazione Internazionale La Pulce Letteraria, dall'Associazione Altirpinia. Un saluto da Manuela Ranaldi, segretaria delegazione Regione Lazio Dila, dalla scrittrice Assunta Gneo, dalla scrittrice e traduttrice antologia 8 milioni Nina Lavieri e dalla scrittrice Lucia Fusco. Un affettuoso saluto da Milena Petrarca, presidente dell'Associazione Culturale Magna Grecia Latina New York, vincitrice del premio 8 milioni 2017 dell'Associazione Internazionale Dila, autrice dell'opera pittorica La mia Marilyn, proiettata sul grande schermo del MUDEC, Museo delle Culture. Grata ed emozionata di aver avuto questo grande privilegio di vederla esposta in questo museo prestigioso, alla pari del Museum of Modern Art di New York, insieme ad altre sue 80 opere. E un saluto dal cavalier Giovanni Rotunno, poeta e scrittore. Un saluto ancora da Pierluigi Coggio, musicista e compositore, ambasciatore culturale e dirigente musicale Dila. Grazie a tutti i partecipanti al Book City di Milano 2018. Anche se non personalmente presenti, siamo lì con voi per condividere questa magnifica esperienza. Cos'altro dirvi? Viva l'arte, viva Dila! Quindi io ringrazio sentitamente Stefano Degli Abati che ha prestato la sua voce e ci ha aiutato a portare avanti questo evento. E, insomma, anche non è la prima volta. Ci aiuta tantissimo perché certamente la cultura si fa anche veicolandola e contribuendo a questo. Poi ringrazio Domenico Umbro con la sua musica e ringrazio Flora Rocco che è venuta qui con noi, Roberto Prandin con la sua sinfonia e le sue musiche che spero ci farà apprezzare e ascoltare anche in futuro. Ringrazio tutti i presenti. Lascio la parola a Bruno Mancini. È bello ritrovarsi qui dopo 4 anni, è bello anche continuare un percorso che ormai sono 10 anni,